Buonasera amici e amiche di Libreria Amor, ricominciamo la diretta, sono Stella Grillo. Ho dovuto staccare la live che stiamo facendo con Andrea Scanzi perché non mi si sentiva bene, quindi c'è stato, non so che cosa sia andato in panne su Instagram. Spero che Andrea mi perdoni. Stavamo parlando del suo libro e pensare che c'era Giorgio Gaber. Andrea, scusami, ma non mi sentivano. E tutti, compresa mia madre che è di sotto, quindi purtroppo ho dovuto ricominciare, si è staccato tutto e stavo chiedendo ad Andrea la sua storia con Gabber, compresa la sua tesi, e torniamo a riparlare di questo argomento. Ok, adesso ok, mi dicono. Ok, sono dovuta andare via perché non mi sentivano. Ti ho sentito che lo stavi spiegando. Ok, va bene. Ok, rieccoci, quindi stavi parlando della... Sì, però adesso ti perdo, quindi spero che riesca a sentirti. Prova a parlare. Mi senti? Ok. Ok, perfetto. Sì, allora, riparto dalla seconda domanda. Dunque, mi chiedevi perché mi sono laureato su Gaber e come sono arrivato alla laurea su Gaber. Era il 92. Falcone e Borsellino muoiono nella maniera che tutti noi sappiamo. L'anno successivo io mi diplomo. Come tutti quelli della mia generazione, rimango devastato dalla morte di Falcone e Borsellino e ho un'idea nobile nel principio, ma pessima nel contenuto. Cioè dico, voglio diventare magistrato anch'io, quindi mi iscrivo a giurisprudenza. Quelle idee folli che hai 18-20 anni. Dopo un anno mi rendo conto che ho sbagliato completamente facoltà, do 3-4 esami, mi fermo e passo a lettere. Scelta che mi ha salvato la vita perché trovo grandi amici, un grande contesto. Università di Siena con sede ad Arezzo. Io mi dovevo laureare su uno degli scrittori Stella che amo di più nella mia vita, che è Beppe Fenoglio. Sapevo tutto di Fenoglio, ero a un passo così dalla tesi. Ancora oggi lo amo follemente. Una volta l'anno vado sempre in Langa a salutarlo dove riposa e dove è nato e dove purtroppo se n'è andato anche troppo presto. Però nel 99, a gennaio, muore Fabrizio De André. Io amavo totalmente i cantautori già allora, li vedevo tutti, ogni volta che venivano dalle mie parti li andavo a vedere a teatro, concerti, tutto. Poi gli anni 90 erano belli per la musica dal vivo, soprattutto i cantautori. E chiedo al mio professore, guardi, non mi voglio più laureare su Fenoglio, anche se amo Fenoglio, lo voglio fare sui cantautori della prima generazione, cioè coloro che hanno portato la poesia nella musica. E quindi De André, Gaber, Tenco, Bindi, Ciampi, Guccini, i primi. Lui accetta, e non era scontato, Stella, perché oggi è giusto e naturale ritenere che i cantautori siano dei poeti. All'epoca no. Oggi Bob Dylan ha vinto il Nobel per la letteratura, ormai sono passati anni. All'epoca no, era folle all'università fare una laurea di questo tipo. Per fortuna trovai un professore molto intelligente che disse: è una bella idea, e mi sono laureato sui cantautori. La tesi si intitolava Amici Fragili, che era ovviamente una citazione al plurale di una bellissima canzone di Fabrizio De André che è Amico Fragile. E io chiaramente, visto che la scrissi nel 99, 99-2000, nel frattempo intervistai Giorgio, lo conobbi dopo averlo visto da spettatore. Diventammo amici, nonostante la nostra differenza generazionale, perché c'erano 35 anni. E lui disse: secondo me non mi merito la tesi, secondo me esageri, però se ti fa piacere farò di tutto per farti da correlatore e verrò ad Arezzo. C'erano dei testimoni, e non è che faccio il classico che 20 anni dopo inventa le cose. C'erano dei testimoni, compreso Paolo Dalbon, che è il presidente della Fondazione Gaber e il suo manager storico. Poi, Stella, successe che Giorgio era malato da molto tempo, la malattia era riuscito in qualche modo a gestirla nei primi anni, dal 2000 peggiorò il tutto. Lui smise di fare teatro, non poteva più calcare i palcoscenici, non poteva più viaggiare. Io mi laureai nel luglio del 2000, quando la malattia aveva preso una velocità drammatica e mi ricorderò sempre quando mi chiamò insieme al manager Dalbon dicendomi: Andrea, non ce la faccio ad esserci. E lì, al di là del dispiacere per non averlo lì fisicamente, capii che la situazione purtroppo a livello clinico stava degenerando. Così è andata, ecco, per cercare di riassumertela. E queste interviste che hai detto, ne abbiamo già parlato nell'intervista di 2 giorni fa, la tua prima a Gaber ti ha particolarmente segnato, insomma, anche nel libro il te, tra virgolette, acerbo, ha preso da questa intervista moltissimo. Sì, ha preso molto e tra l'altro in questo libro, lo faccio vedere perché tanto la prima parte della diretta ce la siamo giocata,
C'è questa intervista, Stella, tu lo sai perché ne abbiamo parlato anche in radio qualche giorno fa. L'ho voluta inserire questa intervista in un capitolo che si intitola semplicemente 1999, che è l'anno in cui l'ho intervistato Giorgio, È anche l'anno perché in cui sono nata. è anche l'anno? Questo ricordarlo mi ferisce, cioè mi fa molto piacere per te, ma mi sento veramente un Matusa, un boomer. Ma farò finta di non sapere che ci sono così tanti anni di differenza tra me e te, beata te. L'ho inserito, Stella, perché questa intervista è invecchiata benissimo, ma non grazie a me, perché anzi, rileggendola, facevo delle domande di un lungo, verbose. Cioè, le interviste, capisci subito se sono fatte bene quando la domanda è molto breve e la risposta molto più lunga della domanda, tranne rari casi. Io facevo queste domande di 7-8 righe, una palla assoluta. Però era molto bella la risposta, le risposte. E quindi quando l'ho letta, ho detto, accidenti, io questa la devo recuperare perché nessuno l'ha letta, o comunque in pochi se la ricordano. E devo dire che chi la legge, secondo me, rimane molto colpito perché Giorgio dice delle cose nel febbraio 99 che sembrano scritte e dette oggi, domani. E tra l'altro, in quella intervista, come io racconto nel libro, perché ci sono molti aspetti inediti, molti retroscena, molti aspetti privati anche di Giorgio e del rapporto tra me e lui, devo dire che io rimasi molto colpito dalla grande umanità, dalla profonda disponibilità di Giorgio. Me lo immaginavo così, perché secondo me uno che sul palco era in quel modo non poteva essere uno stronzo in privato, non ci stava, non poteva esserlo, però non mi immaginavo che fosse così bello. E quindi quando hai un grande artista e scopri che hai anche una grande persona davanti, beh, la fortuna è grande e quando se ne va quella grande persona e quel grande artista ci stai ancora peggio. Ma io credo che sia, non lo so, un punto proprio caldo, fondamentale del libro perché conferma quello che dice già il titolo, no? Il fatto che un Giorgio Gaber servirebbe oggi, è importante ricordarlo, soprattutto oggi e ancora oggi, e forse in qualche modo non ci sarà, o almeno non c'è. Te lo dico anche da giovane che non vede. Per quanto la cultura sia, cioè non è che sia morta, ci sono degli artisti che adoro e che ammiro, però non ho, come dire, dei personaggi, delle guide come potevano essere personaggi appunto come Gaber. Quindi l'intervista per me si collega perfettamente al concetto che tu vuoi esprimere anche semplicemente nel titolo. Sì, faccio fatica a darti torto, anche perché hai detto tutto tu, specificando anche come la cultura sia viva in questo paese. Non è che manchino gli artisti, ci sono dei bei musicisti, dei grandi attori, dei grandi registi, degli ottimi scrittori, è tutto vero. Non è che siamo morti, c'è ancora vita nel pianeta Italia, anche se sembra impossibile guardando certi lestofanti in Parlamento e non solo in Parlamento. Però è vero che Giorgio è irripetibile. Intanto in quella intervista, chi la leggerà se ne renderà conto, a me colpiva molto il fatto che lui, in quella intervista mi diceva: mi mancano i maestri. Cioè mi diceva: io ho 60 anni, 62 all'epoca, 61 all'epoca. Potrebbero dirmi: ma che vuoi? Cioè, hai 60 anni, basta che cerchi i maestri. E invece lui li cercava ancora e gli mancavano, perché è chiaro che se non hai un punto di riferimento che ti costringe a dare il massimo e ti stimola, anzitutto a livello mentale, tu tendi a spegnerti. E se capitava Gaber, figurati quanto può capitare oggi a chi è sopravvissuto a Gaber e chi non ha Gaber. E quindi il titolo e pensare che c'era Giorgio Gaber non è soltanto una citazione di uno dei suoi ultimi spettacoli, che era E pensare che c'era il pensiero, bellissimo titolo peraltro, ma è anche un sottolineare come Gaber sia oggettivamente unico, ed è unico perché è vissuto in un'epoca in cui gli artisti erano importanti, in cui le provocazioni degli artisti avevano peso, venivano ascoltate, e in cui nascevano dei fenomeni assoluti. C'è anche da considerare questo. Nello sport, come nella musica, come in ogni settore, ci sono delle generazioni particolarmente baciate dal talento. Probabilmente perché sono forgiate da un certo contesto storico. Gaber, Guccini, De André sono nati dentro la Seconda Guerra Mondiale, sono cresciuti nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, in un'Italia irripetibile che rialzava la testa, evidentemente questo li ha stimolati. Pensa quanti grandi cantautori abbiamo avuto nati tra il 35 e il 45, che è un po' la fascia che va da Jannacci e Paolo Conte a Battiato. Nel mezzo è nato di tutto in quegli anni lì. Quindi evidentemente c'è anche questo che va considerato. Noi sicuramente siamo invecchiati male, non tu ed io, ma dico come mondo, come paese. Però è anche vero che ci sono delle generazioni che sono particolarmente fenomenali e fortunate. Siamo proprio a livello anche mondiale, sono anni veramente proliferi sotto tanti punti di vista. E invece il rapporto, perché poi tu ti concentri moltissimo su quello che è stato il suo rapporto con il teatro, no?
perché lui ovviamente viveva tantissimo di questo. Ecco, qual è la cosa che ti colpisce di più, ti ha colpito, comunque continua a colpirti del suo rapporto con il teatro e anche, come dire, il dialogo col pubblico a quel livello? Ti potrei rispondere, la cosa che mi ha colpito di più del rapporto tra Gaber e il teatro è tutto, perché Gaber era il teatro e viveva per il teatro. Una delle stranezze che rende facile e difficilissimo raccontare Gaber è che, come scrivo nel libro Edico a Teatro, Gaber è conosciuto da tutti come nome, perché io immagino che anche coloro che ci stanno ascoltando, Gaber lo conosco. Poi gli vai a domandare, ma esattamente cosa conosci? Conoscono pochissimo. E non è colpa, quasi mai, dell'aspettatrice o dello spettatore, ma è anche colpa, tra virgolette, di Gaber, perché mentre il cantautore, anche quello più impegnato, faceva dei dischi canonici, andava in studio, faceva un disco, lo compravi e lo seguivi, De André, Guccini, eccetera. Gaber no, Gaber abbandona tutto, la televisione, la discografia classica nel 70, per fare solo, tra virgolette, solo il teatro. Teatro canzone, che è un nuovo genere. E quando uscivano i dischi, non erano dischi normali, Stella, perché erano le registrazioni degli spettacoli. Quindi tu ascoltavi degli spettacoli teatrali, c'era la canzone, ma magari poi c'era un monologo di 7 minuti. E tu dicevi, che è questa roba qua? Beh, Gaber me lo ricordavo 10 anni fa a fare Non arrossire, adesso che è sta cosa? Quindi era tutto molto complicato. Ma Gaber viveva per il teatro e Gaber era quello del teatro. Gaber è quello che va dal 70 al 2000. Questa è una cosa che io dirò sempre. È bravo anche prima, certo che era bravo anche negli anni 60, ma non puoi dire che Gaber è Non arrossire, o Cerutti Gino, o Goganga. E neanche una canzonetta qua e là, la libertà, la destra-sinistra. Sì, sono canzoni divertenti, riuscite, belle, ma Gaber è il teatro canzone che va dal 70 al 2000. Perché? Perché Gaber viveva per il teatro. Perché si innamora del teatro? Lui che aveva tutto, attenzione. Gaber negli anni 60 era uno degli artisti più famosi, pagati e noti d'Italia. Andava in televisione, lo strapagavano, gli volevano bene tutti, non aveva divisioni politiche, univa il paese, se la godeva, aveva una bellissima moglie, stava per diventare uno splendido padre. Si innamora del teatro. E si innamora del teatro e diventa quindi molto freddo nei confronti della televisione perché aveva bisogno del contatto diretto. Gaber viveva proprio per questo. Gaber aveva bisogno del teatro pieno, aveva bisogno della risata, dell'applauso, della commozione, del silenzio. E amava profondamente la diversità che c'era tra una data e l'altra. Lui era uno che faceva delle prove di 1 ora e mezzo ogni giorno e degli spettacoli di 2 ore e mezzo ogni giorno, tutta Italia. Pensate che tipo di vita ha fatto, stancante, devastante, viveva lungo l'autostrada, viveva negli hotel, la famiglia non la vedeva mai se non d'estate. È veramente devastante vivere in quel modo, bellissimo ma anche molto faticoso. Ma non gliela potevi togliere quell'adrenalina lì. Lui viveva proprio per questa cosa. E infatti, quando fu costretto per malattia a fermarsi e fu costretto a fare dei dischi normali, cioè a tornare in studio, e io me lo ricordo perché lo vedevo, ma era come avergli staccato la spina. Non era più lui, gli mancava. Cioè diceva, sì, ok, faccio queste canzoni, c'ho un bellissimo, bravissimo produttore, Beppe Quirici, figurati, un fenomeno assoluto, però gli mancava quel contatto lì. Quando era sul palco poteva essere anche malatissimo, e nelle fasi finali ti garantisco stava veramente male, ma sul palco non te ne accorgevi. Aveva quell'adrenalina, quella forza debordante che gli faceva anche superare qualsiasi dolore. Il dolore poteva essere fisico, poteva essere il dolore della critica che magari gli rinfacciava qualche spettacolo, qualche canzone troppo dura, ma a teatro, sul palco, Gaber era invincibile. E è quello che io cerco di raccontare sia a teatro sia in questo libro. Ma poi vedendo le immagini aveva una fisicità, dei movimenti, a parte totalmente liberi. Io ho una vocal coach che molto spesso mi fa cantare ad occhi chiusi e mi dice libera, cioè totalmente quello che può essere, no, il condizionamento dello sguardo altrui su di te, sul tuo corpo. Ecco, lui aveva questa. Non lo so, questa condizione libera nel movimento che è incredibile. Io ho visto alcuni video su YouTube, ovviamente non potendolo, non avendolo vissuto, veramente arriva anche attraverso uno schermo. Quindi immagino anche la foto inedita, che la foto sulla copertina, diciamolo, che questa cosa mi ha colpito molto. Sì, è Immagino. mia, è mia. Esatto. Questa bellissima foto è mia ed è uno dei 10-12 scatti molto belli. Devo dire che gli feci la prima volta che lo vidi, e non era nel 99, la prima volta che lo vidi da spettatore era nel 91. Avevo 17 anni, lo fotografai a Fiesole, c'è un anfiteatro romano bellissimo, provincia di Firenze, data all'aperto settembre.
E feci questi scatti che sono stati molto fortunati e uno di questi l'abbiamo utilizzato per la copertina del libro. Un altro ancora più noto venne scelto dalla Fondazione Gaber come foto iconica del Gaber anni 90, che è una mia grande soddisfazione. Però hai ragione, è vero, Gaber andava anche visto e va anche visto. Questa è un'altra cosa che io scrivo nel libro e dico sempre a teatro. Non basta ascoltarlo, per carità, è chiaro che ti diverti, è bello. Uno ascolta Il Dilemma, è bellissima. Qualcuno era comunista, è bellissima. Però Gaber ha la connotazione fisica, non c'è niente da fare. Gaber sul palco era una roba di una bravura, di una mimica straripante, di una dolcezza. Aveva poi una duttilità incredibile perché nel giro di 2 minuti ti faceva ridere a crepapelle, poi ti mandava un cazzotto che ti buttava a terra, poi ti faceva commuovere. Andava visto, va visto. Quindi a coloro che spero compreranno il libro o si interesseranno a Gaber, consiglio. Ascoltatelo, ma se potete andate a cercarlo su YouTube dove volete. Non troveranno tutto, perché purtroppo Giorgio, l'unico difetto grande che ha avuto è che ha detestato le telecamere. E quindi, quando comincia a fare teatro, in 2 o 3 occasioni sono riusciti a dirgli: guarda, fatti registrare perché non esiste che non ci sia neanche un supporto video. E quindi in 2 o 3 casi si fece registrare così tanto che noi abbiamo quelle registrazioni. Però sono poche e ci sono delle canzoni che non hanno il supporto video. Però molte sì, e quindi se potete guardatelo anche perché era veramente straordinario. Per farti un esempio, lo dico agli tanti che ti stanno seguendo, Luciano è un monologo che Giorgio Gaber fa negli anni Ottanta, quando non parlava di politica, ma parlava soltanto di privato, di amore, di amicizia. Luciano è un monologo, non anticipo nulla, ma sono 6 minuti in cui racconta un aneddoto, un momento di vita semplice tra lui e un amico. Io credo che nessuno può resistere più di 30 secondi prima di ridere a crepapelle. E io lo so a memoria, lo vedo e rido a crepapelle. Ve lo consiglio perché è qualcosa di straordinario. Solo quello ci fa capire la forza attoriale e teatrale che aveva Giorgio. E ci sono, se dovessi scegliere poi altri monologhi, posso dire, ai quali sei affezionato nel libro, ne nomini diversi, cioè, chiedo scusa se parlo di Maria, che credo sia, non lo so, un connubio perfetto, proprio una sintesi perfetta proprio delle due fasi, no? Di Gaber. È vero, sì, nel libro cito alcune canzoni e le consiglio. Chiedo scusa se parlo di Maria, è perfetta. È perfetta come consiglio, c'è anche la registrazione video per fortuna. Tra l'altro una registrazione video dei fine anni 70, inizio 80, bellissima. Ed è importante perché qui Gaber tiene insieme la dimensione privata e la dimensione pubblica, quindi l'amore ma anche la politica, che non è mai facile da tenere insieme. Non lo era negli anni 70, non lo è neanche adesso. Quindi quella sì, buttare lì qualcosa, che è una canzone importante perché ci racconta l'approccio di Giorgio Gaber all'arte. Gaber era uno che buttava lì qualcosa e poi se ne andava, cioè ti buttava una provocazione, un'idea e poi se ne andava e stava a te elaborare quello che lui ci aveva lanciato. E poi consiglio assolutamente Quand'è moda è moda, che è un'invettiva mirabile di fine Sembra anni 70. Cosa? Scusa? Esatto, scritta adesso. sì, no, ti avevo perso, come no? Sembra scritta adesso e c'è tutta la disillusione di Gaber per la politica, cioè l'uomo che vorrebbe appartenere politicamente, vorrebbe sentirsi parte di un popolo, di un progetto politico, possibilmente di sinistra, perché Gaber tutto era fuorché di destra, ma si sente deluso anzitutto dalla sinistra ed è effettivamente una delle canzoni più attuali che abbia mai scritto. E poi ovviamente ne cito un'altra e basta, ma ne potrei citare 300, qualcuno era comunista, qualcuno era comunista. È il monologo più bello degli anni 90 per distacco di questo paese. Io mi ricordo come fosse adesso la prima volta che lo ascoltai, lo vidi a teatro, era appunto il 92, 10 minuti, 12, finì il monologo, ci guardammo e dicemmo: e ora che si fa? Cioè, come si può dire tutto quello che c'era da dire in 10 minuti? Sempre standing ovation, non c'era niente da fare, piangevi sempre, ridevi sempre, la sapevi a memoria, io la faccio sempre sentire e vedere a teatro. Ti garantisco che ogni volta scatta l'applauso nello stesso momento preciso, perché è come se Gaber fosse lì. Beh, una botta è stata e lo è ancora. Veramente uno schiaffo vero e proprio. Sì, decisamente sì, decisamente sì. E
boh, è incredibile come lui riesca a partire da momenti leggeri, perché la prima parte del monologo ti fa quasi ridere, e poi c'è questo crescendo rossiniano fortissimo di rabbia, di indignazione, di incazzatura, di amore, di commozione, fino a questo finale dolente che, ripeto, non può non farti piangere, soprattutto se lo vedevi dal vivo. E se vivevi quell'epoca lì, perché lo scrissi appunto nei mesi di Tangentopoli, della morte di Falcone, la morte di Borsellino, la caduta del muro, quindi era proprio il monologo perfetto, ma lo è ancora oggi, non è che sia invecchiato perché siamo 30 anni dopo, è perfetto, è un pezzo di teatro e di canzone incredibile. Assolutamente d'accordo e sarei curiosa di vederti poi al teatro su Gabber, perché ho visto i Pink Floyd, ho visto e vissuto Battiato, ma Gabber mi manca, quindi spero presto. E passo velocemente alla seconda parte o secondo tempo, come la chiami te, che è veramente un insieme di testimonianze e racconti incredibile, perché ci sono voci anche molto diverse tra di loro. E se le dovessi riassumere il filo rosso che lega le i ricordi di tutte queste persone, qual è? Il filo rosso è la profonda gabberitudine di ognuno di loro. Tu fai riferimento a un capitolo bello corposo che si intitola Dicono di Giorgio, che è un capitolo che io ho voluto fortemente per raccontare Gaber attraverso le voci di altri artisti, giornalisti, intellettuali, musicisti, cantanti, politici no, forse ce n'è uno che non è solo politico. I politici non li ho voluti. Perché l'ho fatto? Perché mi piaceva avere un racconto polifonico, non volevo esserci soltanto io, e volevo cap far capire al lettore quanto Gaber sia entrato nelle nostre vite. E allora il discrimine è stato sicuramente la notorietà, è chiaro che non ho preso il primo che passava, magari poteva essere un fenomeno, però non è che potevo prendere il primo che trovavo ad Arezzo a Roma. Quindi c'era una certa notorietà di fondo. Però al netto della notorietà, volevo essere sicuro della profonda gaberitudine di ognuno di loro, perché tanti dicono mi piace Gaber e non l'ha mai vista a teatro. O lo dicono perché fa moda adesso dire mi piaceva Gaber, ero amico di Gaber. Questi qui no, questi che ho scelto io, anche diversi da me. C'è per esempio Giampiero Mughini. Giampiero Mughini, io e lui abbiamo pochissime cose in comune, ma io so che Mughini ha amato Gaber. Magari il Gaber che a me piace meno e non ha amato quello che a me piace di più, ma Mughini ha diritto di parlare di Gaber. E gli altri, lo stesso se non di più. Chi sono questi altri? Guccini, Fossati, Vecchioni, Finardi, Cremonini. Nella ristampa c'è anche Vasco, perché anche Vasco c'è un virgolettato suo, diciamo dalla seconda ristampa siamo riusciti a inserirlo. Gad Lerner, Travaglio, Padellaro. E poi ci sono coloro che hanno suonato con lui, che hanno vissuto con lui. Quindi c'è per esempio il nipote che racconta delle cose tenerissime, c'è Paolo Dalbon della Fondazione Dalbon, della Fondazione Gaber, che è stato lo storico manager di Giorgio, c'è il suo chitarrista che per 20 anni ha suonato con lui. E devo dire che il filo conduttore è appunto la grande gaberitudine e il grande amore, e quindi anche la grande nostalgia per un amico, per un fratello maggiore, per un secondo padre che non c'è più e ti ha lasciato solo. Quasi tutti dicono: quanto mi manca sentire e sapere quello che diresti oggi. È una curiosità che ho anch'io, un bisogno che ho anch'io. Anche quando vado in televisione, a volte, ti giuro, mi rifletto e dico: ma questa cosa qua, come l'avrebbe riletta Giorgio? Come l'avrebbe raccontata a teatro? Ed è ovvio che è un rimpianto. Devo dire che tutti questi artisti, musicisti, intellettuali che ti ho citato, e ne ho citati solo il 30-40%, hanno avuto, secondo me, una grande dote. Tutti. Non sono stati retorici. E questo è molto importante, Stella, quando racconti un artista che non è mai stato retorico. Gaber, casomai, aveva il difetto, non era un difetto per me, ma insomma, aveva la caratteristica opposta, era molto brutale, retorico mai. Delle due preferiva essere brutale, urticante, anche fastidioso, deliberatamente, ti costringeva a riflettere perché ti trattava male a volte. E devo dire che questo ha fatto sì che tutti coloro che raccontano Gaber nel mio libro l'hanno fatto da angolature diverse. Però l'hanno fatto tutti senza retorica, quindi credo che Giorgio sarebbe imbarazzato, ma sarebbe anche contento leggendo certe cose. Ah, ovviamente mi sono dimenticato il più importante, che è Sandro Luporini. Nel libro c'è il racconto e il ricordo di Sandro, che è, per chi non lo sapesse, quei pochissimi che non lo sanno, lo storico coautore di Giorgio Gaber. Quando si parla di Gaber, bisogna parlare sempre anche di Sandro Luporini, perché hanno fatto tutto insieme, Gaber, Luporini, dall'inizio alla fine. E insomma, sapere che Sandro mi stima e mi ha scritto queste parole molto belle, e poi posso dirti, sei la prima a saperlo,
Tra un mese andrò a trovarlo a Viareggio perché ci siamo promessi di fare un pranzo, una cena insieme. Mi ha fatto molto piacere. Se io so che ho la stima di Sandro Luporini, mi sento in diritto di raccontare Giorgio. Beh, diciamo che su Luporini prima te lo volevo chiedere quando parlavamo di teatro, c'è stata una fusione artistica che anche adesso è insomma, un mondo molto competitivo, soprattutto quello dell'arte. Io vedo molto più contrasto, ecco, rispetto a quegli anni lì. Tra loro due c'era una fusione incredibile e anche tutte le voci che tu hai riportato. La cosa che mi ha colpito è proprio questa, cioè il fatto quasi dell'insegnamento reciproco, questo prendere da un artista senza alcun tipo, vabbè, ovviamente non si poteva, però di contrasto, di competizione. Secondo me quegli anni sono stati molto fertili anche per questo, perché c'era anche Battiato, no? E Gaber, tu lo racconti in entrambe le versioni, quest'unione tra queste persone così grandi, ecco, questo capita molto poco oggi. È vero, è vero. Avevano una grande caratteristica Gaber e Luporini. Anzitutto erano profondamente amici e questo aiuta molto. Ma avevano un'idea di lavoro che coincideva con l'idea più nobile di conversare, la conversazione, cioè convergere, fare in maniera tale che nasca una sintesi da due pensieri diversi. E loro l'hanno sempre fatto. E posso garantirti, senza ombra di dubbio, che non sarebbe mai esistito Gaber a teatro senza Luporini. Io credo che si sarebbe disamorato della TV, dopo un po' si sarebbe rotto le scatole, Gaber. Però non credo che avrebbe fatto teatro canzone senza Luporini. Luporini lo porta verso territori mai esplorati da nessuno e men che meno da Giorgio. Il Giorgio degli anni 60 non c'entrava niente con certe cose che poi lo costringe, tra virgolette, a cantare, a raccontare, a recitare Luporini. Erano perfetti insieme, poi molto diversi, intendiamoci. Gaber era comunque un estroverso a modo suo, era un personaggio televisivo, era uno che all'inizio si divertiva anche molto a essere famoso, la macchina bella, il jet set. Luporini è ancora oggi esattamente come era 50 anni fa, è un lupo solitario, ombroso, non si muove mai dalla versilia, detesta la televisione, detesta le inquadrature, le foto, i social, neanche sa cosa sono, mi rimprovera sempre di essere troppo sovraesposto perché mi dice dovresti riposarti di più e farti vedere di meno perché ti fa male tutta questa sovraesposizione e ha ragione. Però era bellissimo vederli insieme perché ognuno contaminava l'altro e la loro sintesi era qualcosa di straordinario perché ognuno traeva il meglio dall'altro. Insomma, tanta roba. Assolutamente sì, di grande esempio. Io ti ringrazio perché poi sprono veramente a leggere il tuo libro perché è un dono prezioso a prescindere da Natale, Befana, festività, e averlo è un grande arricchimento. Quindi ti ringrazio per averlo anche messo su carta e niente, ti faccio intanto degli auguri immensi, poi ci sentiamo, però sono felicissima di averti sentito proprio in prossimità della pausa e grazie per le tue parole perché traspare una passione incredibile. Tante grazie a te Stella, tanti auguri, è sempre un grandissimo piacere, ci sentiamo quando vuoi e tanti auguri. Un abbraccio, Andrea, grazie mille. Puoi uscire da così, io concludo e a prestissimo. A prestissimo. Abbiamo parlato con Andrea Scanzi, abbiamo raccontato le tantissime cose che ci sono nel suo libro e pensare che c'era Giorgio Gaber. Edito per Paper First, quindi andatelo, lo potete comprare anche in edicola, in tutte le librerie, è disponibile anche in ebook. E fatevi questo regalo, ripeto, di grande accrescimento culturale, artistico, emotivo. C'è tantissimo, tanto come quello di Battiato, ma qui secondo me esce fuori veramente il grande amore di Andrea per questo personaggio che dovremmo assolutamente ricordare. Soprattutto oggi. Io vi ringrazio, noi ci vediamo dopo le feste, quindi colgo l'occasione per farvi i miei più grandissimi auguri di buona vigilia, di buon Natale e a prestissimo.